Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del Let's Play di Resident Evil 4 Remake. Dobbiamo arrivare al laboratorio di Luis, credo. Ada ci ha detto di salire verso la cima. E abbiamo fatto un minimo di modifiche. Non ci abbiamo soldi per comprare le pistole Magnum. Però ci abbiamo questo qui con 8 munizioni, questo qui con 9 munizioni, la mitragliatrice con 40 munizioni. Potremmo vendere quell'altra cosa e questi qui con 7 munizioni, di cui 5 con granate di prossimità. Vediamo come andiamo. Probabilmente la pistola Magnum è buona per i boss, o almeno mi ricordo che in un Resident Evil questo è una munizione che si è andata a fare benedire. Qua non si può andare sicuramente. Serve un'altra via. Me ne ero accorto. Allora, là ci stanno. Ricordiamoci che là ci sta uno e due barili. Ok, scendiamo giù. Ah, e poi cerchiamo di fare pure i cosi blu, perché sennò. Ma già dobbiamo tornare indietro a prendere il coso blu. Ashley, sposti un secondo. E dovremmo far contare però le munizioni, ragazzi. Abbiamo sprecata una. Bisogna provarlo, no? Ma è uno schifo sta cosa. Asci, risposti. E abbiamo perso pure la freccia, sicuramente. Ok. Vabbè, vediamo un attimo. Se non funzionano tanto bene, le cambiamo, la togliamo. Qua ci sta sicuramente qualcosa. Bracciale d'oro, ok. Oh no, no, ma fai bene, dimmi, per queste cose delle armi io non ho mai capito bene quali sono le armi migliori. Questo qui è la prima volta che credo in un Resident Evil abbiamo visto che c'era quella opzione per confrontare le armi. Comunque, dopo ci torniamo da sopra. Sicuramente si ritorna indietro. Perché sennò abbiamo perso un coso. Ora io andrei a fare da dietro, perché sicuramente da qua si gira. Ok. Però non si gira come avevo pensato io. Ma questo non ci vede, però. Ma non ci vede, non ci vede, non ci vede. Ok. Poi vedo la spada. La scarsità. Oh, attenzione, ce ne sono altro là. Sapete che dobbiamo fare? Dobbiamo provare a giocare questo gioco qua, lo dobbiamo provare a rigiocare. Però lo dobbiamo provare a rigiocare a facile, in modalità storia, non so, quella più semplice. Poi siamo dimenticati questo più questo. E poi qua dietro, qua però ci possiamo ritornare. Aspetta, aspetta, aspetta. Ritorniamoli a prendere. Anzi, sapete che vi dico? Devo provare con lo Steam Deck se funziona a modalità facile. Perché penso che un 30% di difficoltà sta nel capire come ti devi muovere. Ok, non era questo il gioco che dovevamo fare, dovevamo andare da qua sopra. E qui adesso possiamo.
non possiamo tornare indietro. Perché noi siamo arrivati da quella parte. Però per tornare indietro dobbiamo entrare da qua dentro e poi tornare indietro. Però ci siamo dimenticati di fare un segnalibro, ok? Che sta da un'altra parte. Ma scusa, dove sta? Qui a sinistra. Ma guardalo dove sta! Ashley, spostati. Ce ne manca solamente uno dietro. Ma cosa ti pare? Che c'è scritto qua? Non c'è scritto niente. A cosa? A quello. Usciamo fuori. Vieni, Ash, vieni. Più lontana. Va bene. No, no, vieni vicino. Con me. Questi non vengono. Come li dobbiamo fare a quei due? Andiamo col fucile. Andiamo con una cosa a frammentazione. Ma questa cosa a frammentazione non la vedo troppo convinta. Ogni volta che l'abbiamo lanciata, ragazzi, è andata un vero schifo sta cosa a frammentazione. Vediamo. Cioè, li abbiamo lanciati proprio addosso, eh. Nella realtà li avremmo spezzati tutti e due. Uno però forse è morto. Quello a sinistra mi sa che non era tanto convinto. Nessuno era tanto convinto. Colpisci. Acchiappa tutti e due. Mannaggia la miseria. Sei indietro, Ashley. Tre colpi. Uno, due e tre. Si stanno. Ok. Si stordisce. Poi lo colpiamo un colpo e muore. Due colpi e muore. Tre colpi e muore. Ce li sta dando lui i colpi. Okay. Ce la miseria. Non la usiamo ancora. In realtà la possiamo pure usare perché questa non ci cura tutta quanta. E adesso abbiamo preso una pianta rossa. Perfetto. Allora, adesso abbiamo questa stanza qua che dove porta? Dietro di noi c'è un tesoro. Dove sta? Forse sta sopra. Andiamo sopra. Ma qua è da dove siamo entrati. È chiuso. Chiuso. Non è da dove siamo Non entrati. si apre. Non è qua. Munizioni pistola, polvere da sparo. Questa qua l'apriamo dopo, Ashley. Andiamo a cercare un attimo il tesoro. Ma com'è possibile che... Ah, il tesoro, aspetta, questa è una lampada che dobbiamo far cadere. Una lampada che dobbiamo far cadere. Sicuramente una lampada che dobbiamo far cadere. Però non sta qua, sta qua. Sta appesa, eccola. Ok. Oh, anche questa è fatta. Qua non si, sicuramente non si passa perché bisogna mettere la corrente sopra. Ok, via. Ah, Vieni, Ashley, giusta. fai una cosa, tieni premuto. Sto No, vicino. Ok. Ashley, devi tenere premuto questa. Ashley. Sì. Non ti muovere da qua. Vengo subito. Ma scusa, Ashley sta qua. Noi dobbiamo andare qua e dobbiamo andare a aprire la porta da dietro. E penso che è la prima cosa da fare. Senza sapere né leggere né scrivere. Merda! Ma come aiuto? Cazzo!
Ma non ti preoccupare, Ashley, tengo tutto sotto controllo. Sempre da qua deve passare. Aiuto! Vieni qua. Ma così non, non facciamo più male, che in testa. Ma dove è andata Ashley? Lasciami stare! Fermati! Leon! Prova a ricaricare un secondo, Ashley, non ti preoccupare. Colpisci. Coltello. No. Morto? Ok. Ashley. Ma come hanno fatto quello? Poi non ti do... Ti dovevi chiudere dentro. La prossima volta. Aspetta un secondo, questo. Vediamo se questo qua c'ha un bel drop. Non c'ha nessun drop. Ricarichiamo. Poi un'altra cosa. Dovremmo usare. Aspetta, aspetta, andiamo da questa parte. Dovremmo usare Q un poco più spesso, secondo me. Che non lo usiamo mai per girarci. Ci giriamo sempre col mouse. Neggio la miseria. Vieni qua. Coltello. Non ti preoccupare, Ashley, questo soggettone. Incontrato? 3 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
certo. Pure i ragni. Ultimo colpo, ragazzi. Aspetta un secondo. Ce ne abbiamo le munizioni, no? No, 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 no. Non ti permettere. Pentina verde. Ci abbiamo anche la pianta rossa. Ashley, dai, pigliati, ripigliati. Ok. Lo possiamo fare. Ci abbiamo preso, ci siamo presi anche una piantina rossa adesso, così possiamo fare la cosa che ci cura completamente. E poi abbiamo anche un po' di polvere da sparo. Però dobbiamo fare le munizioni fucile. Andiamo avanti. Qua semplicemente torniamo indietro, perché quella lì è da dove abbiamo messo la corrente. Ma perché stiamo andando a questa parte? Vediamo, sali verso la cima. Per salire verso la cima bisogna andare là, però bisogna... Come mai stiamo andando di qua? Perché la strada era chiusa e bisogna aprire quella porta. Perché quel ratto sta camminando? Guarda, 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 si è visto il mini laser! È scappato! Adesso torno indietro. Secondo me lo dovevamo uccidere quel ratto. Qua non c'è via di uscita, però. Ashley, vai dentro la monnezza qua. Ah, che puzza schifosa. Ce la fai? Pezzone di carabina. Sì, un tempo mi avrebbe ucciso. Carichiamo il fucile. Questa schifezza come si fa a togliere? No, forse... uno smeraldo. Tra l'altro, oggi rivedendo i video, ho messo a passo un po' di video, mi sono accorto che un po' di roba ce la siamo... ci stavamo pure sulla mappa, per esempio uno smeraldo, un rubino. Che ce lo siamo dimenticati a un certo punto, però adesso non mi ricordo dove. Allora, facciamo una cosa, Ashley, tu tiri qua... No. Ashley, tira qua. Andiamo nello stesso momento, ok? Ok, tutto il contrario. Okay. Tranquillo, ce la facciamo. Forse devo premere F. Ok, okay. Andiamo nello stesso momento. Nello stesso momento. Ok. Sì! Nello stesso momento, hai fatto prima tu, Ashley, eh? Che dite, la facciamo mettere qua dentro?
Ascioli, fai una cosa, ma vai. Vai, vai. Questo ci dà pure le munizioni. Escono quelle due con la motosega un'altra volta. Oh, F. Ok, valigetta, granata frammentazione. Munizioni. Bello, stavolta sono preparato. Uno. Due. E tre. Perché non abbiamo fatto tre? Oh. Ma scusami. E tre. E meno male che eravamo preparati. Guarda. Boom. Che cazzo? Ti hai ripreso. È diverso questo qua. Ma scusa, perché non è morto? Allora, dobbiamo dare il cervello. Aspetta. Non ti può. Dovevamo ricaricare. Abbiamo già ricaricato. Ah, cioè, non ti muovere. Guardalo. Via. Dove sta? Si è ripreso. Amo muore. Cristo. Anche quando muore ci schiatta con quelle fetenti di spine. Vabbè ragazzi, questo qua non lo sapevo. Andiamo avanti. Ashley, ti sei spaventato? No. È tutto a posto. Anche se questo coso qua, per esempio, gli faceva che fa danno aria, gli faceva qualche cosa. Questo si può aprire. Poi per la spara. Madonna, voi sapete secondo me quanti armadietti che non abbiamo aperto. Ok, andiamo avanti. Che poi, che ci faceva quel coso qua dentro? Ma chi ce l'aveva messo? Quasi di pazzi. Ma non c'è niente. Qua ci stanno... Niente. Vai, asciugli un'altra volta. Sì. Sempre nello stesso momento. Adesso è più difficile. Riproviamo. Asciugli, è stata colpa tua, sicuramente. Ora andrà bene. Okay. Bisogna fare un poco prima. Tranquilla, ancora più prima. Ok. Quando sta intorno qua. Ora. Ok. Comunque questo, i nemici, guarda, un altro puzzle della corrente qua. Pesetas. Qua bisogna mettere la corrente sopra questo. Come siamo messi qua? Abbiamo... Questo non funziona. Perché non c'è la corrente? Ma qua va la BC. Questo qua non funziona, sempre per lo stesso motivo. Funziona. Azzo, Ashley, fammi passare un secondo. Pensaci tu. Lascia fare a me, me la cavo bene. Ma scusami, dobbiamo fare tutto il giro. Ma non la possiamo richiamare, eh. Quella porta l'hai chiusa. Sì. Aspetta, però questi non li abbiamo presi. Non li possiamo prendere. Dobbiamo andare per forza di qua. Prendiamo la nostra roba. Poi sarà un... Non c'è un tesoro. Noi siamo qua. Qua c'è un tesoro più... Da queste parti ci dovrebbe essere il coso, no? Come si chiama?
Ho un po' di paura che Ashley se la rubano. E qua c'è uno scrigno. Tra l'altro Ashley teneva pure le chiavi. Madonna, questo è un altro. Ragazzi, vi ricordate nella stanza criogena che ci sono i tre soggettoni? Quei tre soggettoni è vero che erano tosti, però quelli là ci davano tre diamanti. Perciò stiamo a secco di diamanti, probabilmente. Perché ognuno di quelli droppa un coso di questo. Le altre cose li riusciamo pure a riempire adesso, questi due. Perché servono 3 e 2. E poi 4 li prendiamo qua. Mo' che andiamo dal soggetto, dal mercante, riusciamo a potenziare un po' di roba. Questi? Queste sono delle istruzioni. Questa cosa è la corrente. Pipistrello fetente. Qua ci sta qualcosa. Allora. Che ci sta qua? Persico. Dobbiamo andare a prendere Ashley. Non ce la faremo mai qua. Dobbiamo andare a prendere Ashley. Abbiamo ucciso Ashley. Ok, non dobbiamo fare così. Ma da dove ci fa partire? Questo pure è una piantina che non avevo preso. Per sapere se... Ok, la trote. Però il coso qua l'avevamo preso. Dove sono? Il coso in quell'altra stanza, il tesoro. Stava qua. Esattamente qua. Allora ragazzi, qua bisogna fare così secondo me. Bisogna prendere la carabina e li dobbiamo sparare. Infatti, due con un colpo solo, eh. Sto bene, grazie. Eccolo là, eccolo là. Ashley, cazzo! No! Ah, questo forse è perforante, ragazzi. Quindi non si può fare. Ok. Nel senso che se colpisco Ashley con questo, se la testa di quello sta davanti alla testa di Ashley, Ashley se ne va per il mare. Ok. E c'è anche un altro problema. Noi non ci possiamo andare da Ashley. No, non possiamo andare a fare il giro perché nel momento adesso Ashley tiene il ponte aperto. Ma nel momento in cui apriamo la corrente e quelli là vanno a prendere Ashley, Ashley il ponte lo chiude.
Quindi dobbiamo essere velocissimi. Non sbagliato. Ashley, cazzo! Tutto sotto controllo. Ne arriva un altro. Ok. Sto bene, grazie. Abbiamo un colpo. Aiuto! È tutto sotto controllo, Ashley, niente per quale. Abbiamo sprecato un miliardo di colpi della carabina. Però ci siamo riusciti. Ci sono la missione prima, l'avevamo fatta proprio pulita. Un colpo ciascuno, anche il doppio colpo avevamo fatto. E vabbè. Potremmo rifarlo, l'avevamo fatto proprio bene sta prima. Se ci fermavamo solo un momento, ci giravamo e ci prendevamo un minimo di tempo per fare. Vabbè, andiamo avanti. Tanto io una cosa che non ho mai capito, ma è impossibile che il gioco ti lascia assolutamente senza munizioni. Questo qua bisogna. Questo qua deve andare per forza così. Perché sennò non funziona. Ok. Buono. Partiamo dalla fine. Questo qua deve andare. Per forza così, no? Sennò non funziona. Quindi dobbiamo vedere questi qua come. Forse tre? No, credo che 3 deve andare quasi per forza così. Quindi è 2 che dobbiamo cambiare. Abbiamo fatto? Ok. Sistema automatico disattivato. Qualcosa. I ragni. E come mai non se ne sono andati dall'ospite qua? Ospite. Forse qua siamo usciti da quell'altra parte dove volevamo uscire, che credo di sì, ragazzi. E qua ho paura. La battaglia ti si è appiccicato a. Ira. Dosso, amico. 4 ratti fedenti. Aspetta, ma se scendiamo qua. Ma no, ma noi dobbiamo andare da questa parte.
Dobbiamo andare a fare i ratti. Ashley. Proviamo un secondo. Quattro ratti. Ci ricordiamo dove siamo, no? Uno sta là. Gabriele, buonasera, buonasera. Non penso che escono altri nemici. Un altro stava dentro la melma, là. Due ce ne stavano qua. Uno. Mi sembra due. Forse uno. E mamma, dove andiamo a trovare quell'altro? Siamo ancora dentro. Adesso non siamo più dentro l'eliminazione dei rifiuti. Qua secondo me non ce ne stanno più. Andiamo giusto giusto un poco poco più avanti. Qua è dove hanno cercato di rapire Ashley. Ashley? Oh, qua ci potrebbe essere qualche cosa in giro. Ragazzi, dobbiamo trovare altri tre ratti fetenti. Però se siamo un po' attenti. Si sentono quando passano. Uno stava sicuramente qua, che passava sopra il tubo. Ma è possibile? No, ma non è possibile che dobbiamo aspettare il ratto. Qua siamo esattamente eliminazione di rifiuti, però sta più avanti. Qua sta eliminazione di rifiuti, ok. Si sente, sta là. Ashley, fa una cosa, tieni un attimo solo. Tienila aperta. Tieni l'aperto, prendi un attimo pace. Ciao Victor. Victor non ha mai giocato a Resident Evil. Resident Evil. Nemmeno io ci avevo mai giocato in realtà. Abbiamo altri due gatti. Due ratti. Uno sta qua, l'ho sentito. Caricati il demo. Di questo qua ci dovrebbe essere il demo per tutte le piattaforme. Vedi se ti piace. Ratto, ratto, ratto. Tre ratti. Si sente un ratto che corre, ragazzi. Da qua. Comunque, vedi se trovi il demo, il 2 è penso il Resident Evil più bello. Eccolo qua, 4. Ok. Il 2 è proprio bello. L'unica cosa che è molto spaventoso. Nel senso che se ti spaventi, forse è meglio che non lo giochi. Non sto scherzando. Ashley, andiamo. Questo qua invece non credo che è spaventoso. È un po' schifido a Tutta volte. finita per caso? Sei forte, amico.
Lo so, bello. Sapevo di poter contare su di te. Abbiamo una bella selezione di articoli in vendita, straniero. Allora, se avessi avuto un coso... Ci sono cose che i soldi non possono comprare. Torna presto a trovarci. Ok, abbiamo due cose però che dobbiamo incastonare. Questo qua sicuramente. Allora, qua ci se ne vanno... quindi tre rosse, due e due, $97,000, perfetto, e questo è uno, mentre qua ce ne vanno due verdi, uno e questi teniamo, questi ci mettiamo dentro, non è che abbiamo tanta scelta. Guarda, l'uno non si può giocare secondo me perché è benvenuto, è strano, è vecchio, non si può giocare. Il 2 è assolutamente bellissimo, non serviranno a nulla, poi si trova anche in sconto. E poi se vai sul sito Scamuffo, bene, che posso fare? Lo trovi, penso che lo trovi ancora di meno. Allora, acquistare non possiamo acquistare niente. I miei articoli sono tutti di fattura eccellente, te l'assicuro. Allora ragazzi, qua dobbiamo capire un attimo una cosa. Posso far fai buon viaggio. Abbiamo appena visto che questi lanciafrecce fanno schifo. E ci abbiamo anche le munizioni Magnum. Però il gioco non ce le dà perché non ne usiamo mai. Benvenuto. Quindi, ora facciamo una cosa. Lancia frecce. Patacchio preziosi non fa differenza. Persico. Spetta a noi, però, decidere il prezzo. Mini adesive. Ma le è uno di Ada. Straniero! Oh, per questo articolo pago molto bene. Abbiamo vediamo selezione Blacktail di arriva al massimo una nuova arma, straniero. A 2,40. Salvarti la vita. Broken Butterfly arriva al massimo a 27. E Killer arriva a 28. Compriamo Killer. Capacità perforante. Credimi, niente ti darà più piacere di questa. Ragazzi, è come dite voi tutti quanti, siete unanimemente d'accordo, questa dovrebbe fare i buchi, no? Allora, ripariamo innanzitutto il coltello e questo qua. Sei sempre pronto a tutto, così si fa. Questi li dovremmo spendere, questi qua non li dovremmo spendere, questi qua li dovremmo spendere, spendiamo questi. Il problema è che non ci abbiamo mai munizioni. Non dimenticarti di affilare il tuo coltello, può fare la differenza tra la... Cominciamo a capire quali sono i tuoi gusti, amico. Provala e vedi come va. Che te ne pare, amico? Un esperto come te dovrebbe notare subito la differenza. Cominciamo a capire quali sono i tuoi gusti. Oh. Torna presto a trovarci. Speriamo bene, eh? Allora, salvataggio. Vai. Allora, questo qua... Assegna scelta rapida qua. Questa giacia qua, ma già aveva 7 munizioni. Vediamo come funziona. Forse quando la compri la compriamo carica. 3, ricarichiamo. Ashley, vieni qua. Sì. Dai, andiamo a fare due buchi. Qua e dovevamo. Che è successo?
Il remake dei due racchiude tutti, sì, non ci sono manco DLC da comprare, basta solo il remake. Tra l'altro in descrizione di questo video ci dovrebbe essere, se è compito a PC però, un sito scamuffo che uso sempre io, che funziona bene, si dovrebbe risparmiare un sacco di soldi. Piantero plus. Ma scusami, perché non stiamo... Dobbiamo andare qua. Ragazzi, qua c'ho una netta sensazione di un sacco di cose. Questa è la netta sensazione. Ascensore. Dobbiamo distruggere questo muro. Questa su Xbox non so come si fa, però... Però il 2 è remake, sì, tiene il 2 remake, non tiene tutti i Resident Evil, tiene solamente il 2. Una palla da demolizione. Ci penso io. Ehi! Ashley, secondo me se arriva gente... È possibile che fa tutto lei? Una scuola adesso? Certo, abbiamo un corso speciale di guida. Stai indietro. Questa è una cosa che avrei sempre voluto provare a fare. Mamma mia, boom! Con quella forza secondo me lo schiattava il muro. Ah, ce l'hai pure a questi devi dare, vedi? Penso io. Ma no, aspetta, aspetta, aspetta. Proteggi Ashley. Ma io quasi quasi... Questa qua? Ho un regalo. Qua andiamo, andiamo. No, abbiamo usato la Magnum! Mannaggia la miseria. Questo non dovevamo fare. Vieni, vieni, venite. Qua, su, qua, su, qua, su, qua, su, qua. Fermo! Ci provo, ci penso io. Oh, quello butta la dinamite. Poverino, vai, 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 colpisci, colpisci. La dinamite. Chi è? La mucca. Asci, non la dare mo, non la dare mo. Fermati. Vai, tu muori. Qualcuno sta dando a Ashley. Questo non era morto, ma com'è possibile? Aspetta, aspetta, aspetta. Allora. Facciamo un buco, ah. No, non l'abbiamo fatto. Aspetta un secondo. Ma non abbiamo... Non lo shottiamo a questo. Wow, questa Magnum è una schifezza. La dovevamo shottare a quello. Contavo tutto su questo fatto qua. Ok. Allora, dove sta il coso? Usa. Oh, ma sto ragno manco è morto. Muori. Vieni qua pure tu. Ragno è morto. Vai Ashley con tutta la potenza. Ricarichiamo. Secondo me arriva altra gente. Arrivano. Se proprio volete prenderle, vi accontento subito.
Ma non è possibile, lo colpino in testa, questo sicuro. Ma no, però prima sì. Colpisci, colpisci. Ci sta uno con il lanciarazzi, credo. Sì, sì, è con il lanciarazzi quell'altro. Vieni qua. Non è morto. Fuori. Con lanciarazzi, con lanciarazzi. Ci siamo? Aspetta un attimo che... Ci sto pure quasi io. No, Che è successo? I ragni. E guarda questo dietro. Fermi. Questa dobbiamo fare... Dio, mi raccomando. Deve essere la migliore granata che abbiamo mai lanciato in vita nostra. Andiamo di qua e poi facciamo esplodere questo. Vedete? Non si capisce una mazza, ragazzi. Siamo morti. Mannaggia la miseria. Oh, è tosto sto mosso, ma forse dobbiamo scappare ancora più lontani. Riproviamo. Ok. Ashley, non ti... Ah, aspetta, però prima di iniziare il tutto... E secondo me poi un'altra cosa... Tab? Ok. Non ti permettere di salire qua sopra, Ashley. Fatemi vedere un secondo una cosa. Qua bisogna stabilire il percorso. Tipo qua sopra è proprio un ottimo percorso. E non ci siamo mai venuti. Poi bisogna prendere un minimo di cose qua. E poi ci sarà pure una pianta rossa da qualche parte. Abbiamo pure le pistole. Ma la Magnum non ha shottato il tizio con la mucca. E poi dobbiamo vedere un attimo le munizioni. Ci abbiamo su 3 una bomba e su 4 3 bombe. E la bomba su 3 è quella che deve contare. E il fucile ci abbiamo. La carabina non lo usiamo. Ok. Vai. Abbiamo detto su 4 ci abbiamo una bomba. Arriva! Qua dentro ci stanno pure questi due cose. Noi li avevamo proprio cercati. No! Ok. Brava, brava Ashley. Andiamo, andiamo. E qua. Via dalle palle. Prendi questo. Se vanno da Ashley non c'è problema, ragazzi. Dobbiamo fare un attimo a questo che dà fastidio. Ok. Più vicino, più vicino, più vicino. Ok. Questo mi sembrava una buona cosa. Ok, andiamo a salvare Ashley. C'è la mucca che ci sta inseguendo. Brava. Sul serio. E qua. Colpisci. Perché non ho fatto colpisci? No, il ragno, il ragno. Ma com'è che si... Maggiore miseria. Mi
Andiamo, andiamo. Ci siamo? Perfetto, brava, brava Ashley. Tu continua così. Dai, ragno mio, questo viene appresso a me. Andiamo, portiamocelo appresso. È arrivata pure la mucca, è arrivata pure la mucca, scendiamo giù. È sceso pure quest'altro. No, andiamo. Che dite, ci curiamo. Andiamo a salvare Ashley. Vai, 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 che arriva la mucca da qua dietro, lo sento che sta. Ricarichiamo. Ashley, che stai facendo? Brava, brava Ashley, brava, attenzione con la palla. Ok. Questa mucca è buona perché anche se non sembra, ci fa i nemici. L'unica cosa, non ci dovremmo fare da prendere. Guarda, come fa quello a correre più veloce di noi? Io non lo so. Ma mi sa che se non la facciamo però non passa alla sequenza successiva. Colpisci, colpisci, colpisci. Morta? Mi sa che adesso passa alla sequenza successiva. Ancora viva, ancora viva, ancora viva. Ancora viva. C'è uno che sta andando a fare Ashley, credo. Se proprio volete prenderle, vi accontento su. Ok. Quello con lanciarazzi lo dobbiamo fare però. Aspetta. Dobbiamo andare a salvare. No, 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 aspetta, aspetta, fermo, 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 fermo. Allora, innanzitutto ci dobbiamo curare. Curiamoci. Okay. Dove sta? Eccolo qua. Poi equipaggiamo un attimo questa e liberiamo Ashley da quello. Questi non imparano mai. E poi... Ma questo da... Siamo un'altra volta circa... Ma guardate quante ne sono. Ok, scappa, scappa Leon. Dopo ci rendiamo un secondo conto di quanti ne sono. Ancora. Facciamo altre due munizioni per il fucile. Ha funzionato? Ok.
Ah no, ma dai, ma com'è che ci bloccano? Vieni qua, tutti e due. Vieni qua, cabrone. Scusa, sono scivolato. Mamma mia. È stato incredibile. Ashley, come piglia pace. Ok, recuperiamo tutto. Oh, ma qua, quando sono venuti da qua dietro, ma avete visto quanti erano? Un miliardo di milioni. Eppure ho cercato, perché quelli, i ragni non venivano tutti quanti in una botta, venivano, secondo me, erano tre ondate quelle dei ragni, perciò non siamo riusciti a farli con un solo colpo. No, ci abbiamo dato, mi sa, due colpi di fucile. Ok. Aspetta un secondo. Là ci sono delle pesetas, però là sopra non ci arriviamo. Eccolo qua. 100 pesetas. Io ho paura che questo ci fa riandare uno strano cadavere. Questo ci fa tornare un'altra volta a fare il soggetto. Ma stavolta non sbagliamo. Allora, là si va al laboratorio di Luis e si finisce il capitolo, sicuro al 100%. Però qua dobbiamo prendere il diamante. Diamante per sempre. Un secondo. Esattamente alla nostra destra, quindi si deve far cadere giù. Diamante per sempre. Sta dietro a noi. Diamante per sempre. Non lo vedo. Sarà appeso a questo coso. Sta un poco più a sinistra. Oh, ma com'è possibile che non lo vedo? Appeso qua sopra. Mannaggia, guarda. Centro. Ok. E poi dobbiamo fare il blu. Il blu dove sta? Dobbiamo andare qua sopra per fare il blu. E sta esattamente è quella cosa. Wow. Ok, adesso per andare a fare quell'altro pezzo dobbiamo andare a qua, però il problema è che sono quasi certo che non ci riusciamo ad andare da qua, perché non riusciamo. Ah sì, si può potenziare la magna, ma l'ho potenziata un poco, solo che l'ho potenziata per i soldi che tenevo. Il problema è che qua non possiamo risalire da là, perché non ci fa fare, quindi dobbiamo andare a fare tutto il giro. Andiamo a fare tutto il giro. Dobbiamo, secondo me il nemico speciale non è niente altro. Quanti colpi di carabina ci abbiamo? Che però potrebbero essere tutti e quattro.
Ah, di qua che bisogna passare, Ashley. Ricordami. Molto probabilmente ce la vediamo liscia fino alla fine. Vedo. Non credo che ci mette altri nemici, tranne dove stanno i laboratori. Ma perché? Aspetta, però questa porta qua l'abbiamo aperta, non c'è bisogno di mettere la corrente. Okay. Di qua. 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 Non è di qua. Di qua. Dovevamo rientrare dalla parte di dietro, dobbiamo tornare indietro. Aspetta, Leon. Muoviti, muoviti. Umano, come facciamo a tornare indietro, mo? Ah, basta salire sulla scaletta. C'è la scaletta, no? Sì, sì, c'è la scaletta, meno male. Ma qua dovevamo fare un giro che non finiva più. Ok. Allora. È sicuramente da qua che bisogna andare. Hai completato una richiesta. Ben fatto. Hai dimostrato di essere. Allora, potenziamo. Vediamo un attimo la Magnum. Che vuoi comprare? Abbiamo potenziato al livello 2. Le tue armi sono in buone mani, amico. Lascia fare a me. Però non possiamo vendere niente ancora. E quindi. Torna presto a trovarci. Torno fra poco. Il tempo che. Vado a schiattare un paio di soggetti qua. Ok, per andare al laboratorio dobbiamo andare a sinistra. Qua non ci sarà nessuno. Dobbiamo andare qua a sinistra. Ok, adesso me la ricordo la strada. Ashley, fa una cosa. Vai. Aspettami qua. Sono tre normali e uno doppio. Uno, due. Perché non è andato? Perché stava dietro, ragazzi, quello. Aspetta. Abbiamo finito i colpi. Però uno l'abbiamo fatto. Stai andando. Ashley, ma come ti viene a te di venire qua? Torniamo indietro, torniamo indietro. Ma tu stai da fuori. Vai. Forza. Sta qui. E non ti muovere. Non ti permettere di uscire un'altra volta. Ma non è che la possiamo montare pure sulla Magnum. Quello secondo me sta dietro, ragazzi. Yeah.
Ok, allora proviamo in un altro modo. Mirino con biosensore. Equipaggio. È rimasto solamente uno. Oh, però questo qua è più efficace, mi sembra. Dove sta il mio rubino? Ah, ok. Munizioni mitragliatrice. E munizioni. Ah, questo qua uno potevamo fare. E poi bisogna vedere un'altra cosa. Magnum. Magnum non si può mettere. Però il problema è che abbiamo pochissime munizioni per la mitragliatrice qua. Mi sa che non ce la facciamo. Si fa dura. Allora, innanzitutto facciamolo così. No, non ce la facciamo, ragazzi. Ma facciamo una cosa, dobbiamo morire perché abbiamo consumato troppe munizioni prima. Andiamolo col fucile direttamente. Vediamo se funziona. Non funziona. Ha funzionato. C'è stato uno spreco di risorse incredibile, però ha funzionato. Siamo senza munizioni, senza niente. Con la forza bruta. Ashley? Brava. Ok, dove dobbiamo andare? Mo mi sono dimenticato qua. Vedo che sapevo di poter contare su di te. Abbiamo una bella selezione di articoli in vendita, straniero. Ci sono cose che i soldi non possono comprare. Non so che cosa possiamo... Non possiamo vendere niente. Possiamo potenziare... Dobbiamo riparare questo e questo sicuramente. Dobbiamo comprare assolutamente questi. Questa merce non è sempre disponibile, straniero. Ti serve niente. Vedi di non rimanerci se. Fare un po' di munizioni per la pistola. E poi. Se compriamo un po' di polvere da sparo. Andiamo così, ragazzi. Salviamo su uno slot nuovo, siamo proprio senza niente. Ricordiamoci 14, 20 e 30. Ma secondo me adesso ci dovrebbe incominciare a dare un po' di roba in più. Anzi, vediamo una cosa. Pensate se uscisse il boss, siamo proprio... assolutamente morti. Ragazzi, guarda qua,
ci rimane solamente un'assegnazione. È un'altra cosa che potevamo fare, potevamo prendere la prossima volta che andiamo al mercato, dal mercante, lo facciamo, compriamo il ticket e vediamo che roba c'è. Sai, stavo pensando, lavoriamo bene insieme, non pensi? Direi di sì. Vero? Magari un giorno diventerò un agente come te. Che ne pensi? Potremmo proteggere il paese da qualsiasi minaccia. Tu credi? Beh, comunque, prima dobbiamo uscire vivi da qui. Ah, sei noioso! Poi c'era un altro puzzle. Un po' di piante sono sempre buone. Questo si deve schiacciare. No. Munizioni. Munizioni fucile, buono. Come facciamo? Ah, forse già è aperta questa. In realtà dal mercante potevamo comprare. Ecco. Devo sottolineare l'importanza dell'utilizzo di estrema cautela nel trasporto dell'ambra dal sottosuolo del castello. Lavorate con estremo rispetto e obbedienza, è fondamentale che non disturbiate il sonno del sacro corpo. C'è qualcosa là dietro. Ecco di che cosa parlava Luis. Ma che è sto coso? Questa è l'ambra che pigliamo. Poi ce ne sta un pezzo ancora più grosso. Vani verso la C. Deposito di ambra. No, non ci può mettere. Ci sta dando un sacco di piantine, però, ragazzi. Questa non è una buona cosa. E ci sta dando un sacco di cose. Tipicamente i Resident Evil, quando gli hanno tutta questa roba, ci sta il boss. Mio carissimo Lord Sadler, esplodo di gioia a riportarle queste ottime notizie. La produzione della variante superiore della plaga è ufficialmente in corso. Se tutto va secondo i piani, è sicuro che presto avremo raggiunto il nostro scopo finale. La plaga è davvero un organismo formidabile, ha la capacità di vivere in qualsiasi vertebrato, che sia uomo, cane o persino un corvo. Non esistono altri parassiti simili sulla Terra. La variante superiore è particolarmente notevole perché può essere assimilata ad un organismo senza causare danni al suo cervello. Nessuno può contrastare la vostra forza dominante, mio signore. Anzi, chi mai vorrebbe opporsi una volta fatta esperienza della gioia assoluta che... Ah, vabbè. Questa è sempre Annabelle. Però Annabelle se l'era... L'aveva provato anche su se stesso, no? Su se stessa. Entro pochi giorni avevo finito di somministrare la piaga su tutti i ricettatori di altro grado e finalmente anche loro lo saprà. Quando il vostro piano sarà compiuto, il mondo intero saprà. Vabbè. Dobbiamo prendere l'ambra. Quel portone è pure grosso, quindi esce uno grosso, l'ha detto. Era pieno di ragnetti là dentro. Nell'albero. Prostratevi tutti. Questo è il sacro corpo. La divina provvidenza è presto. Una benedizione profonda per tutti. Las Plagas. Benvenuti. Guarda. Figli miei. Io sono Osmund Sadler. Portavoce di nostro signore. E chi cazzo se ne frega? Stupidi agnelli. Perché rifiutate la grazia? Ora, concedi il tuo corpo. Obbedisci. Obbedisci alla voce del signore. No!
Figlia mia, non fare resistenza. Stavamo senza... Avevamo finito tutte le munizioni. Perdona questi peccatori. Il mio fedele discepolo infliggerà la vostra penitenza. Figlia mia, non avere timore. Rinuncia al tuo corpo e liberati per sempre dalla paura. Ah, forse si è inceppata. Sadler, bastardo. Un momento, ma qua... Questo mi... Aspetta. Questo si vende, ragazzi. Guardate quanto è grosso. Questo ci facciamo perlomeno 20.000 dollari. Accampamento. Dobbiamo andare prima a destra. No, ma siamo senza niente. Senza niente di niente. Colpisci. Colpisci. Patetico. Cogno. È ancora vivo questo. Adesso è morto. No! Perché siamo scesi giù? Cioè, questo è stato un bug, ragazzi. Secondo me saremmo dovuti morire là dentro. Però questo ce lo abbiamo una volta tanto. Dobbiamo salire prima sopra tra le altre cose. Rosso. Perché dobbiamo andare qua dentro, che è una strada senza uscita. Ci sono altri documenti, un altro po' di roba. Questa mi sono pesata adesso, però. Qua dentro ci sono cose. Risorselle. Granata potente. C'è quello. Sviluppo delle difese, come richiesto dalla qualificazione dell'isola in corso, armi e altri equipaggiamenti difensivi sono stati installati per respingere intrusi arrivati da fuori. Quando avremo finito, l'isola sarà un'immensa fortezza. Queste difese non reggeranno sul lungo termine, ma dovrebbero resistere finché non portiamo a termine il nostro piano. Una volta compiuta la missione, saremo molto più vicini allo scopo finale di dominare sul mondo. Nessuno potrà opporsi alla nostra potenza. Vabbè. Dovrebbe da spalle. Qua non ci stanno. Questi che potrebbero. Allora, un po' di roba la possiamo creare. Possiamo creare questa. Munizioni fucile. Basta.
Però giù pure ci sono un'altra po' di roba. E questo qua, sicuramente se andiamo. Sì, andiamo a friggere da quell'altra parte. Arriva sicuramente allo stesso posto. Insomma. Però quello che non capisco sono 16 capitoli. Queste sali. Munizioni mitragliatrice, perfetto. Barro d'oro, questo. No, quello era lingotto d'oro che erano 20.000 dollari. Questo qui non so quanti. Quant'è. Super da sparo. Vedete ragazzi, questo quando è così. Sono quasi. No, no, però. Se non ci dà la macchina da scrivere, teoricamente il boss non dovrebbe uscire. Però guardate quanti documenti ci dà. Poi ci dà la macchina. Operazione Javier. In pochi ne hanno sentito parlare, anche tra i gradi più alti del governo statunitense. Non sorprende il fatto che l'operazione non sia stata resa pubblica. È stata condotta in segreto e poi sepolta. Questo perché è stata disumana. Tutto è cominciato nel 2002, quando una piccola unità delle forze speciali statunitensi è stata inviata in un'area del Sud America. La missione era infiltrarsi e eradicare i cartelli della droga. Ci sono voluti diversi anni per preparare l'intera operazione. Soltanto i soldati più elitari sono stati selezionati per partecipare. Non so quale sia stato l'esito della missione, ma conosco bene il destino di quei soldati. A quanto pare, l'intera unità è stata spazzata via, ad eccezione dell'ufficiale comandante, il maggiore. Questo è il maggiore nostro. E non da cartelli, bensì dagli Stati Uniti. Perché quello aveva detto il fatto dell'operazione Javier. Non poteva essere così difficile estrarre una singola unità, sarebbe bastato un solo elicottero, ma per qualche ragione le forze armate non hanno agito. Secondo alcuni la decisione è derivata da una lotta di potere ai vertici del governo. Altri sostengono che quelle direttive siano arrivate dall'ex presidente, ma probabilmente non sapremo mai la verità, perché è stato tutto insabbiato. Tra l'altro, il tizio là, il generale, secondo me è il prossimo boss. Ma di una cosa sono certo, il governo è stato. Oppure potresti che uccidiamo prima questo e poi quell'altro là è l'ultimo boss. Il governo statunitense ha lasciato che quelle persone morissero, giovani uomini coraggiosi che avevano dedicato la vita alla protezione del loro paese. Voglio che il mondo sappia di questo crimine, non per una mia responsabilità da giornalista, ma perché è il mio dovere in quanto cittadino americano. Questo documento riguarda l'operazione Javier, ed è stato scritto da un giornalista americano chiamato. Questo articolo non verrà mai pubblicato, siamo già occupati di questo qua. Questo è morto. Queste qua sono le cose dei soldati. Ashley sta gridando. Sto aspettando. Mi sa che il prossimo boss è esattamente il soggetto. Se ci sta. Rovere da sparo. Rapimento di Ashley Graham. Partenza da questo il piano. Fermare il pericolo. Questo è il piano. Che è assolutamente riuscito. Qua ci sta un'altra cosa da prendere. No, no, noi ci abbiamo ancora. Aspetta un secondo, noi ci abbiamo ancora la chiave del laboratorio di Luis. Non so più avanti, questo ci dà un altro mercante, secondo me, eccolo qua. L'odore della battaglia ti si è appiccicato addosso, amico. Benvenuto. Oh, che vuoi comprare? Non è che ci possiamo permettere proprio. Grazie. Tantissimo. Però potenziamo la Magnum. Provala e vedi come va. Fai buon viaggio. Benvenuto. Lo compriamo? Che cosa? Allora, c'è un'arma in particolare a cui vuoi dare una bella lucidata? Facci sapere quando hai deciso. Posso fare altro per aiutarti? Beh, ragazzi, possiamo. Riparazione questo? Come nuovo. Questo può perforare. Ah, ma ci vogliono pure i soldi.
Non basta solo con aumenta la probabilità di colpo critico di 5 volte. Questo forse dobbiamo prendere, ragazzi. Hai un bel biglietto, vero? Ma torna presto a trovarti. Però ci vogliono $70,000. Ragazzi, purtroppo io penso che ci fermiamo qui. Lo so che non abbiamo finito il capitolo, però si è fatto veramente tardi. E noi ci diamo appuntamento a domani con una nuova puntata del Let's Play di Resident Evil 4 Remake. Ciao!